Ed eccoci alla terza parte delle skin speciali dei personaggi di Ultimate Marvel contro Capcom 3, ragazzi. Finora siamo andati molto bene e abbiamo parlato di personaggi Capcom. Guardate, Mike Haggard di Final Fight si è messo questa skin speciale, si è messo questo bellissimo costume, è diventato un wrestler, un lottatore di wrestling per fargli vedere a Metro City quanto è più forte. E poi sempre padre di Jessica, e poi si è fatto anche il codino, quindi mi tocca dire: signor uomo col codino, ti conosco benissimo, conosco quelli della tua specie. Poi Akuma, questo personaggio di Street Fighter, ha fatto una skin speciale per voi, avete visto? È vestito da Cyber Akuma, ve lo ricordate Cyber Akuma? Era il boss finale di Marvel Super Heroes contro Street Fighter dopo Apocalisse. Poi questa CNCO di Night Warriors di Darkstalkers ha una skin speciale, si è messa questo bellissimo costume, è diventata Mei Ling. Poi guardate, questa è una sorpresa speciale per me e per mio fratello Alex Costa. Avete visto? Jill Valentine è tornata con questa skin speciale. Maglietta azzurra, gonna nera e stivali neri, ma a vederla così mi fa ricordare Resident Evil 3 della PS1. Poi Virgil, il fratello gemello di Dante, si è fatto una skin speciale, avete visto? Guardate com'è ridotto, ha cambiato il colore della sua pelle, poi avete visto com'è la sua spada? Questo avvocato Phoenix Wright si è fatto il mantello rosso, la maglia rosa con il cuore dentro la P e poi quella specie di maschera da chirurgo. Non so cosa sia. E questa è una skin speciale. Per la prima volta Gabriosta può vedere il viso e il volto di Strider Irio. Avete visto? Però la sua spada è molto pericolosa e tagliente e può tagliare in due i suoi nemici. E poi guardate, questo demone, questo Gargoyle Firebrand, ha un corno sopra la sua testa. E poi avete visto come sono state fatte le sue ali e la sua coda. E poi indossa i pezzi d'armatura, guardate. E poi avete visto come saltella. Questo Frank West di Dead Rising ha sempre con sé la sua macchina fotografica ed è un pazzo fotografo, avete visto? È vestito da Mega Man per fare una festa di compleanno, una festa in maschera o qualcosa del genere. E l'ultimo personaggio Capcom che vediamo è Nemesis T-Type. Ma guardate com'è la skin speciale di Nemesis. Molto, molto brutta e schifosa. Avete visto? Ha tutta una pelle bruciata, poi si vede tutta la sua carne, poi è sempre monocolo, ci vede un solo occhio e poi ha questi tentacoli dietro la schiena. È un Tyrant lui, e poi ha sempre un lanciarazzi. Nemesis è disgustoso, davvero, però dovete scappare quando lo guardate. Vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, e questa terza parte è conclusa ed è terminata, finita. Un bacione e un ciao da Gabriosta.